vostro dirigente alla vigilia della partenza per Corniga. Ho recuperato lo storico, io sono l'ultimo arrivato nella nostra comunità, quindi sono 10 anni, come diceva il professor Bani, di questi 140 ragazzi che mi hanno preceduto. Siete un gruppo eletto, ben privilegiati, però sicuramente se avete questa opportunità è perché ve la siete meritata. Per quanto riguarda il discorso del gemellaggio in generale, questo è una situazione che si chiude in questa settimana, che sarà un percorso didattico preparato dai vostri professori, senza dimenticare tutti quelli che all'interno dell'istituto vi hanno supportato. Il mio impegno è per le generazioni a venire che il gemellaggio prosegua, perché come diceva il professor Bani, spesso passato l'entusiasmo iniziale, dopo un po' queste iniziative si affievoliscono. Invece, siccome noi come scuola abbiamo intenzione di rafforzare sempre di più gli scambi con l'estero e anche le competenze linguistiche, soprattutto nella lingua inglese, quindi non sarà solo l'inglese studiato a scuola e le lingue in generale, quello che sarà l'intervento di lettori madrelingua o di discipline in inglese, ma sarà proprio il soggiorno all'estero, le settimane linguistiche, i gemellaggi, che dovremmo a livello di tutta la nostra scuola cercare di incrementare. Quindi voi siete anche per me rappresentati un po' il seme iniziale, cioè ora siete il gemellaggio. Poi all'interno, consecutivamente a questa iniziativa, ci possono essere anche altre classi, altri ragazzi che seguono il vostro esempio e si possa veramente proseguire questa esperienza. Uno, per migliorare le nostre competenze, secondo, per portare la nostra cultura, le nostre tradizioni nel mondo. Stamattina parlavo con un assessore di un altro comune, qui abbiamo delle specificità del territorio valdarnese, non siamo l'ombelino del mondo, però siamo sicuramente un luogo che merita di essere visitato anche dai turisti. Siamo al centro di un triangolo tra Firenze, Arezzo e Siena. E in qualsiasi parte del mondo, se dite che siamo un paese che è al centro, tra Firenze, Arezzo e Siena, qualcuno ci considera al centro del mondo. Quindi essere orgogliosi di quello che siamo, poter diffondere la nostra cultura, migliorare le nostre competenze nelle lingue e portarsi anche a casa il ricordo di un'esperienza scolastica piacevole e di altissimo livello. Quindi, grazie.